Buongiorno a tutti, chiederei a tutti di prendere posto così non ritardiamo ulteriormente. Solo un benvenuto di nuovo per questa seconda giornata di lavori, non aggiungo altro, so che forse anche oggi c'è qualche iscritto nuovo. Benvenuti a questo evento organizzato dal Dipartimento di Medicina Traslazionale sull'aging e sull'invecchiamento, che è frutto del lavoro svolto in questi anni sul progetto Aging. Avrete visto il programma, oggi di nuovo in sessioni parallele parecchie riflessioni sulle problematiche legate all'invecchiamento, ma mi taccio e lascio ai due moderatori l'inizio e la moderazione di questa sessione. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Nonostante il tempo vedo che comunque siamo operativi e attivi. Questa è una sessione, faccio un minimo di introduzione, secondo me estremamente interessante, al di là del valore che poi vedremo dei relatori, proprio per il tema che affronta. Cioè, il nostro dipartimento, come tutti, è stato intercettato nella sua attività normale, in questo caso di ricerca, dalla pandemia, e questo evidentemente ha portato così stravolgimenti, ma dall'altra parte un'occasione, come tutti, ma veramente noi chiamati a ragionare sull'aging, importantissima per poter da sfruttare per cercare di capire meglio, di lavorare meglio sulla nostra tematica, sulla tematica dell'aging. Quindi, insomma, in questa tempesta, appunto, che ha portato tutto il mondo a stravolgere le proprie attività e riorientarle, devo dire che in effetti è scaturito un momento importante di riflessione e un'esperienza davvero unica. Devo dire che sono molto curioso di sentire i relatori, perché ci racconteranno qualcosa di estremamente importante, di come siano riusciti in questo contesto a fare tesoro della situazione e aiutarci a imparare. Questo è un po', secondo me, il messaggio fondamentale, ecco, di questa sessione, cioè che anche in momenti più catastrofici comunque chi è chiamato a fare ricerca, oltre che chiamato a fare assistenza, insomma, oltre il nostro dovere lo facciamo in modo diverso, probabilmente lo facciamo ancora a un livello così con maggiore intensità. Ho l'onore e l'emozione, in effetti sono anche abbastanza emozionato, perché devo introdurre il professor Avanzi, che su cui è difficile, ecco, fare una presentazione, oltre, non vorrei dire, no, la voglio dire, una cosa la vorrei dire, vorrei dire questo, vorrei dire che non vorrei presentarlo come magnifico rettore, ma come professor Avanzi, come dottor Avanzi, perché questo è quello che mi piace di Giancarlo, la sua capacità di fare sintesi di tutte delle situazioni mettendo in pista la sua professionalità. Quindi, Giancarlo, non direi altro che sentire appunto il dottor Avanzi che ci racconta la sua esperienza sul campo e il professor Avanzi che ci insegna cosa ha portato a casa. Grazie. Grazie, spero di stare nei tempi, perché io avevo preparato una relazione piuttosto lunga, poi ho visto che ho solo un quarto d'ora, quindi dovrò tagliare piuttosto le diapositive. Che devo fare? Ecco qui. Ok. Quell'altra indietro. Oh. Quell'altra indietro, quell'altra avanti. Ma allora inizio un po' da lontano, ma farò in fretta arrivare ai giorni nostri. Voi vedete Cristoforo Colombo, fino dai primi viaggi di Colombo gli spagnoli organizzarono nelle isole caraibiche degli insediamenti stabili e dei governatori coloniali come a Cuba. Da quando si scoprì l'America successero tante cose lì, arrivarono altri conquistadores che conquistarono tutto il Centro America, il Messico, partirono da Cuba e successe che forse è meglio se me li manda avanti lei, perché questo non credo che, vabbè, c'è già il primo sabotaggio, va bene. Chiaro che avendo una posizione di rettore si tolgono i sassolini dalle scarpe. Ho schiacciato quello che mi ha detto la signorina. Già stamattina mi volevano impedire di entrare perché non ero relatore. Ho detto, vabbè. Però testimone il professor Pirisi, che ha insistito che insomma in qualche modo ero presente nel programma. Hanno controllato e in effetti, loro malgrado, ero presente.
posso andare, va bene. Vabbè, quindi gli spagnoli conquistarono prima il Messico, poi successe però che nonostante fossero, volevo farvi vedere, poco armati, perché uno pensa arrivarono lì con di tutto e di più, no, avevano pochissimi cannoni, avevano delle armi moderne, l'acciaio, cose che non avevano gli Incas, ma bastò poco per conquistarli dal punto di vista militare. Il problema è che si avvalsero involontariamente di un'altra arma potentissima che fu la malattia che colpì gli Incas, e non solo gli Incas ma tutte le altre popolazioni Maya. Sciagun, la storia generale della Nuova Spagna, descrive questa malattia, la grande eruzione cutanea che portò a grande desolazione, moltissime persone morirono. Infatti anche nelle immagini del codice fiorentino ci sono dei disegni in cui si vede come il vaiolo colpì queste persone molto gravemente. Ma non solo colpì, ma entrò nella cultura, e addirittura ci sono degli ex voto dalla Madonna Addolorata San Sebastiano che fanno vedere come si chieda la grazia per le persone che sono affette da questa malattia. E anche nei dipinti Incas, in quello che si è ancora trovato di questa civiltà, sono descritte queste malattie con questi morti che venivano sepolti così avvolti in queste bende. Quindi ci fu una pestilenza veramente terribile che colpì tutto il popolo, tutto il popolo delle Americhe, alcuni pensano che addirittura morirono circa 20 milioni di persone. Quindi fu una devastazione vera e propria. Se si aggiunge a questo il problema della schiavizzazione delle popolazioni da parte dei coloni, ci fu un crollo demografico devastante. Ci ricorda qualche cosa delle nostre società. Una di queste storie interessanti, e ricordo solo questa, è quella di una proprietaria di una cascina che scrive: in questo momento c'è una pestilenza tra gli indigeni così diffusa e così terribile che è più grande dolore del mondo. Nella provincia di Salcala, dove vivo, si dice che siano morte più di 80.000 persone e più di 200 persone sono morte nell'azienda. E conclude Dio nella sua misericordia ha custodito gli spagnoli, perché finora sono solo pochi di loro sono morti. Certo, questo fu veramente un problema. Ma perché avvenne questo problema? Beh, intanto la scienza moderna ci ha aiutato a comprendere come è stata la mutazione delle abitudini dell'uomo a generare le pandemie, perché l'uomo da cacciatore raccoglitore, quindi girovago, si è trasformato in agricoltore stanziale, costruendo famiglie, costruendo villaggi e vivendo con gli animali. Non solo, ma vivendo con gli escrementi degli animali, oltre che coi propri escrementi. Per cui negli anni si sono sviluppate non devo toccare niente, non devo gesticolare, devo star fermo. Sì. Negli anni noi abbiamo scoperto, attraverso gli studi di biologia molecolare, che il morbillo deriva dalla peste bovina, che ovviamente la tubercolosi è nata prima nei buoi, sempre nei buoi anche il vaiolo, quello vaccino, ovviamente sapete tutta la storia, l'influenza di maiali anatra, i maiali e cani la pertosse, la malaria fino ai giorni nostri. Fino ai giorni nostri, quando gli insediamenti, questo è Wuhan, di popolazioni elevatissime hanno generato la possibilità di contagi mostruosi da parte di questo terribile virus, che abbiamo poi scoperto essere derivato molto probabilmente dai pipistrelli attraverso questo famoso meccanismo di spillover, ma anche da altri animali come il pangolino squamoso, che io non conoscevo nemmeno quando l'ho scoperto. È molto carino quell'animale lì, ma terribilmente infetto da coronavirus, e questa è la dimostrazione di biologia molecolare che il pangolino squamoso è in realtà quello che ha portato, oltre ai procioni e altri animali, come quelli che vedete lì e venduti nel mercato di Wuhan, il coronavirus. Dobbiamo ancora vivere con questa specie di andirivieni? Bene, allora
E questa è la situazione attuale. La situazione attuale, i giorni nostri, della pandemia, 613 milioni quasi e mezzo di casi confermati con 6 milioni e mezzo di morti. Quindi una devastazione terribile che ha portato queste curve, se potete, vedete ci sono le varie ondate, non funziona, sì, eccola qua, prima ondata, la seconda, la terza, la quarta ondata, probabilmente anche una quinta, e adesso siamo qua, speriamo che questa barretta vicino allo zero, ahimè i dati odierni non sono così dal punto di vista dei contagi così ottimistici, però speriamo che finisca. Certamente la situazione non è bella, anche perché questi sono i morti che si ritengono correlati al virus. Soprattutto le Americhe hanno patito molto, ma anche l'Europa non è stata da meno come numero di morti. Torneremo dopo su questa questione importante dei morti. La situazione italiana, qui c'è un vero boicottaggio però, cioè a questo punto chiedo al direttore dipartimento, al presidente della scuola di fare qualcosa, cioè non è possibile che era fuori posto, adesso è a posto, ok. Va bene. Ricomincio da capo oppure posso continuare? Allora, cosa volevo dirvi in buona sostanza? Volevo dirvi che, come potete vedere, i casi che noi vediamo nel primo grafico, qua nella prima curva, sono quelli registrati, ma dice, ma come mai ci sono così pochi casi? Perché noi facevamo pochi tamponi all'inizio, quindi non sapevamo com'era l'entità. In realtà poi i morti erano tanti, infatti questo è il periodo peggiore in cui la mortalità si è sviluppata maggiormente e certamente anche i pazienti in ospedale sono stati tantissimi. Qui vediamo tutto l'excursus dei pazienti che sono stati ricoverati nei vari picchi di ricoveri, sia nei ricoveri diciamo generali tutti quanti che in quelli nelle terapie intensive. Hanno la stessa morfologia, le curve identiche, e soltanto ovviamente i numeri sono diversi. E che cosa ha generato questo calo che si vede nei ricoveri e questo calo che si vede anche nella mortalità, fortunatamente? Quello che ha generato sicuramente, sappiamo, alcune cose che sono state alcune misure che sono state adottate, come quella per esempio delle mascherine, ma soprattutto, a mio modesto avviso, è stato lo sviluppo dei vaccini, soprattutto di alcuni tipi di vaccini molto efficaci e moderni, come quello che ha inventato Katalin Karikó nella BioNTech. È stata una persona che ha studiato per molti anni l'utilizzo dell'RNA, su cui non mi soffermo, ma certamente dobbiamo a lei, come tutti gli altri scienziati che hanno poi tradotto in termini produttivi queste scoperte, dobbiamo sicuramente a lei il fatto che la curva si sia appiattita o comunque vada verso l'appiattimento. Infatti, se noi andiamo a vedere quello che è successo in Italia, ma in tutto il resto del mondo più o meno è così, noi abbiamo che le morti sono diminuite man mano che la popolazione raggiungeva le dosi, almeno due qui, insomma oltre due dosi di vaccino. E quindi non c'è dubbio che il vaccino sia stata la vera arma, la vera terapia della infezione da Covid. E qui ne abbiamo un'ulteriore riprova in questo grafico riassuntivo di tutti quanti, dei casi nuovi anche. Nonostante i casi nuovi, come potete vedere, che aumentano tantissimo lì nella curva, qui vediamo comunque la diminuzione delle nuove morti e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo stato attuale delle vaccinazioni è questo, è un buon stato perché, come potete vedere, l'area verde che supera le totali di dosi somministrate per 100 soggetti è molto vasta, quindi è presumibile che stiamo raggiungendo, a parte alcuni stati, alcuni continenti, ahimè, come l'Africa, in cui siamo ancora sotto i 20 persone vaccinate per 100 abitanti.
Allora, veniamo al tema principale. Il tema principale è che impatto ha avuto questa pandemia. Ci vorrebbe fare tutta una giornata di lavoro su questo, ovvio. Però io vi chiedo di fare attenzione a questa tabella. Nel 95 i posti letto ospedalieri erano 356.000, 6,3 per 1.000 abitanti. Nel 2010 sono scesi a 244.000, 4 per 1.000 abitanti, scusate, e nel 2018 avevamo 3,49 letti per 1.000 abitanti. Questo è un primo dato fondamentale sul quale dobbiamo riflettere. Questo è stato una riforma della politica, cioè la politica ha deciso che ci doveva essere una riduzione dei posti letto. Questo bisognerà dirlo domani al professor Balduzzi, che è stato lui uno degli artefici di questa riforma. E non credo che oggigiorno possiamo dire che c'è da vantarsi di questa riforma, perché le conseguenze le abbiamo patite tutti. Alla diminuzione dei posti letto si è affiancato anche un incremento dei reparti ad alta specializzazione, a scapito di reparti generalisti, questo negli ospedali, è una devoluzione di posti letto e reparti di alta intensità di cura. E la tempesta perfetta è comparsa quando, con l'esplosione della pandemia, noi ci siamo trovati con un servizio sanitario nazionale che aveva già cronicamente una carenza di posti letto. La costante riduzione delle risorse economiche, del personale sanitario, e posti letto subita nel corso degli ultimi decenni senza adeguate riforme dell'organizzazione degli ospedali, e il protrarsi delle politiche di controllo della spesa sanitaria, aggiungo, ha fatto registrare tra il 2009 e il 2018 una riduzione delle risorse globalmente intese destinate alla sanità. E quando è scoppiata la pandemia abbiamo dovuto arrangiarci con tende da campo, facendo un po' di tutto, con pre-triage, cercando di alloggiare i pazienti, anche costruendo interi ospedali, unità intensive, come è successo a Torino, a Milano. Fortunatamente non c'è stato bisogno qui, fuori dall'ospedale, ma noi le abbiamo costruite nei corridoi dell'ospedale, non nuove terapie intensive, abbiamo costruito subintensive ricavando spazi all'interno degli ospedali. La occupazione percentuale dei posti letto in area non critica, questo nei primi mesi, anzi da febbraio 2020 a giugno 2022, vedete qual è, rosso vuol dire superiore al 100%, quindi in alcuni mesi, aprile, ottobre e novembre del 2020, abbiamo avuto occupazioni in alcune aree, guardate il Piemonte, superiore al 100% di terapie intensive, ma questo è successo anche per quanto riguarda, questo non era terapia intensiva, erano in area non critica, scusate, e questi sono i letti di terapia intensiva. Se guardate il Piemonte, alcuni tra marzo e aprile abbiamo avuto veramente dei gravissimi problemi, ma un po' tutte le Lombardia non ne parliamo, ma anche le Marche, la Liguria e via discorrendo. Quindi uno di questi elementi era il sovraffollamento, la necessità di occupare posti letto per questi pazienti che, ricordo, avevano gravi polmoniti, avevano bisogno di essere ventilati come minimo, alcuni di questi, ahimè, anche intubati. E dei dati che ho raccolto io del Piemonte, nella prima ondata e nella seconda e terza ondata, i pazienti critici ventilati in pronto soccorso erano tantissimi, come potete vedere, nei pronto soccorsi del Piemonte, erano anche ricoverati nelle terapie subintensive. Questo è un grafico dell'occupazione di posti letto nelle terapie subintensive che alcuni ospedali non avevano e sono state create all'uopo, e vedete come i posti liberi erano pochissimi, questo nei primi mesi. È successo veramente un disastro nei primi mesi, poi ci siamo aggiustati un pochettino, ma lo stress è rimasto veramente molto a lungo. Io credo che solo guardare questi dati di come è cambiata la demografia dal 1926 al 2016 nella nostra nazione, ma in tutte le nazioni europee, avrebbe dovuto indurre i nostri politici a pensarla diversamente, a cominciare a capire che forse bisognava avere un altro atteggiamento, con una fecondità che nel 2016 è 1,3 e un'aspettativa di vita che è aumentata a 82,4 anni nel 2016, adesso è più alta, non so se il Covid abbia poi diminuito, credo di sì, credo il professor Paggiano annuisce,
l'aspettativa di vita, ma certamente noi abbiamo una conformazione, come potete vedere, della curva, diciamo, uomini e donne, in cui non è più un pino, ma è una sorta di clessidra in cui la natalità è molto bassa e la popolazione che è intorno ai 45-50 anni andrà a crescere, gli over 65 che nel 2030 saranno oltre il 35%. È ovvio che una pandemia come quella, con una popolazione che è invecchiata, ha generato un problema molto molto forte di eccesso di mortalità a carico delle popolazioni più fragili. Uomini di 70-79 anni, decessi aumentano di circa 2,3 volte tra il 20 febbraio e il 31 marzo del 2020, che è stato il periodo più devastante, no? Vi ricordate i camion che portavano via le salme dalle case di riposo, dagli ospedali? Segue la classe di 80-89 anni, quindi è interessante questo. Gli 80-ottantenni, oltre ottantenni, i novantenni sono quelli che muoiono di meno rispetto ai 70-settantenni. Probabilmente quelli che erano più malati erano già morti prima, credo, però certo che questo fa riflettere. La curva blu è quella dei 70-79enni, 80-89enni, questa, poi i rossi sono gli ultra novantenni. Quindi quelli hanno avuto una selezione maggiore, sono quelli che hanno resistito, sono le nostre mamme, la mia mamma per esempio, che ha avuto il Covid, non ha sentito niente, non ha, in casa di riposo, non ha avuto nessun problema. Quindi questo è stato l'impatto della malattia sulla popolazione, quindi la popolazione che ha colpito soprattutto le persone anziane. Ma c'è stata un'altra tempesta perfetta, non solo quella lì, ma anche che l'emergenza sanitaria ha costretto della pandemia al Servizio Sanitario Nazionale a limitare l'offerta ordinaria, rinviando gli interventi programmati differibili e scoraggiando la domanda non urgente, ovvio. Conseguenza, ridistribuzione delle risorse e una temporanea riorganizzazione dei percorsi che permangono ancora ora, hanno avuto questo un impatto sulla salute dei cittadini in termini di ritardi diagnostici di trattamento. Chi ne ha fatto le spese sono soprattutto i pazienti oncologici, che hanno visto ritardare gli interventi, e c'è stato un eccesso di mortalità indiretta anche in questo senso, perché alcuni non sono neanche venuti. Abbiamo avuto anche persone che avevano l'infarto a casa loro, che avevano lo stroke a casa loro. Quali sono i dati di fatti e mi sto avvicinando alle conclusioni? L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale, sottoponendolo ad una pressione eccezionale e prolungata che viviamo ancora in parte oggi. Le politiche di austerità adottate nel corso degli ultimi decenni hanno certamente reso più efficiente il sistema sanitario, ma non attrezzato ad affrontare uno shock di questo tipo, cioè una domanda di salute improvvisa imposta dalla pandemia. L'assistenza sul territorio, non possiamo negarlo, ha fallito, è miseramente fallita, non riuscendo ad arginare e circoscrivere il diffondersi della pandemia, dei contagi, la pressione si è scaricata tutta sugli ospedali e molto velocemente, che hanno rischiato il collasso, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e anche subintensiva. Quali sono le mie conclusioni dopo un'analisi, perdonate, anche un po' così affrettata? Le mie conclusioni sono che dobbiamo agire, secondo me, e io mi auguro che il prossimo governo ragioni su questi temi, un'analisi approfondita sul Servizio Sanitario Nazionale, sul Sistema Sanitario Nazionale, alla luce delle criticità emerse, dei nuovi bisogni sull'aumento dell'aspettativa di vita, le pluripatologie, la plurifarmacologia, le malattie croniche, i bisogni socioassistenziali che stanno diventando nel pronto soccorso del nostro ospedale lo specialista più chiamato come consulenza è l'assistente sociale. Noi abbiamo bisogno di più che di cure post-critiche, abbiamo bisogno di assistenza sociosanitaria post-critica. Necessità, a mio modo di vedere, del superamento della visione del paziente per malattia a cui siamo stati abituati negli ultimi 20-25 anni. Dobbiamo cambiare paradigmi, dobbiamo pensare ad un atteggiamento più olistico
di presa in carico del soggetto malato più che della malattia. Quindi questo è una cosa, secondo me, fondamentale. E direi che è necessario ragionare su una riforma profonda e simultanea sia del servizio sanitario territoriale, ci stanno pensando, ma temo che sia monca questa, non è stata coraggiosa questa riforma, non ne voglio parlare, e anche del servizio sanitario ospedaliero. A mio modo di vedere occorre, proprio perché c'è bisogno di una visione più olistica del paziente, un'organizzazione dipartimentale vera e non per reparti specialistici di frammentazione del malato, di iperspecializzazione, una differenziazione reale tra centri hub e SPOC, una unificazione dell'emergenza urgenza ospedaliera e territoriale, non possono essere compartimenti stagni, un atteggiamento di preparedness per pandemie future con piani di emergenza logistici, organizzativi e di personale sanitario già ben organizzati e simulati ogni anno, e soprattutto un cambiamento di paradigma nei confronti della professione dell'infermiere. Noi dobbiamo valorizzare molto di più, autonomizzare la professione infermieristica. Non possiamo tenere gli infermieri come persone, sono laureate magistrali addirittura, abbiamo delle competenze altissime e non c'è una valorizzazione, non c'è un'autonomia, non possono prendere decisioni. Sarebbe importante cominciare a pensare e realizzare dei percorsi, almeno sperimentali, di autonomizzazione della figura dell'infermiere su alcune piccole patologie, immagino per esempio al pronto soccorso, ma anche in altri setting, ostetrico-ginecologico. Ci sono già delle esperienze in altri paesi, come in Francia, dove c'è una maggiore autonomia. A mio modo di vedere, bisogna incrementare l'autonomia di questa figura fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale. Ma, essendo io un docente universitario, ho anche la pretesa, un'immodestia, di pensare qualche cosa anche per la nostra formazione. Formazione medica, ci devono essere dei programmi di medicina meno specialistici. Noi continuiamo a fare dei corsi, quando io ero studente c'era il professore di patologia medica, adesso noi abbiamo la patologia medica fatta di varie specialità e ogni specialista è portato a spiegare le cose già specialistiche nel corso di laurea di medicina. Questo secondo me non va bene, perché noi dobbiamo formare delle persone che non sono dei piccoli specialisti, ma devono essere dei medici con un atteggiamento olistico. Corsi molto più pratici, diminuzione delle ore di lezione, aumento dei tirocini professionalizzanti. Questa riforma del tirocinio all'interno del corso di laurea, molto giusta, ha una debolezza fondamentale, che questi ragazzi non sono dedicati completamente al tirocinio, mescolano il tirocinio con le lezioni e il tirocinio diventa quasi un'osservazione, non è una forma di lavoro pratico. Anche su questo andrebbe fatta una profonda riflessione. La revisione della formazione medica specialistica, con una formazione di base di 2 anni, a mio modo di vedere, di medicina o chirurgia, poi 2 o 3 anni di specializzazione specifica. Non possiamo avere dei corsi che iniziano già, no, con la specializzazione. E poi riduzione del numero di contratti, ho sbagliato io stavolta, del numero di contratti per alcune specialità e incremento di altre. Non sto a dire quali, ma certamente il boom del numero dei contratti che c'è stato, giusto perché c'erano delle carenze, ha generato però una possibilità di scelta che ha portato a delle aberrazioni su cui non voglio entrare, ma certamente le conosciamo. Revisione della formazione infermieristica con una figura professionale con compiti di diagnosi e cura per patologie semplici, a mio modo di vedere, che in qualche modo contribuisca anche alla cura di pazienti in modo autonomo rispetto al medico, e soprattutto insistere sulla figura di infermiere di famiglia e comunità, che dovrebbe essere quello che si prende carico dei problemi in modo olistico, anche questi socio-assistenziali del paziente nel territorio. Alcuni pensieri ho detto, la strada è ancora lunga, temo sarà lunghissima, io però non demordo, perché a me piace andare in montagna, mi piace far fatica, poi si arriva in posti bellissimi come questo. Grazie.
faccio. Grazie, ringrazio il professor Avanzi per la sua bellissima relazione. Chiamo il professor Mattia Bellang che ci parlerà del long covid. Mattia è un collega di medicina interna e è già stato presentato anche lui, quindi dico cose già dette, però ha avuto un ruolo fondamentale nella, nell'implementazione, nello sviluppo del nostro progetto dell'aging. Quindi Mattia ha un ruolo più ampio, ma oggi, essendo specialista anche di long covid, ci parlerà nello specifico di questo. Prego Mattia. Grazie mille, aspetto solo un attimino il caricamento delle slide. Così. Intanto, per iniziare appunto, il mio compito in questo prossimo quarto d'ora è darvi un pochino una fotografia che ha voluto essere una fotografia sia di un inquadramento generale del problema del long covid, che resta tutt'oggi un problema sostanzialmente rilevante nell'ambito della pandemia, sia portarvi un pochino l'esperienza novarese, nel senso che noi già dopo la prima ondata abbiamo iniziato un ambulatorio che è stato un ambulatorio multidisciplinare, in cui abbiamo collaborato con molti specialisti e che ci ha permesso di generare una serie di dati che hanno portato a diverse pubblicazioni scientifiche che ho cercato di condensare nell'ambito di questa presentazione. Permettetemi di ripartire un pochino da dove ha iniziato il professor Avanzi prima, da questa foto che magari qualcuno di voi conosce, questa mappa interattiva che la Johns Hopkins University aggiorna sostanzialmente quotidianamente, anzi praticamente in real time, che ci fa vedere quella che è stata l'entità della pandemia, no? Perché in questo caso possiamo veramente parlare di una diffusione pandemica del virus che ha colpito tutti i paesi del mondo, causando, come si diceva prima, più di 600 milioni di casi e più di 6 milioni e mezzo di morti nel mondo. Quindi veramente dati impressionanti. Ma la pandemia non è stata sempre uguale a se stessa, no? L'abbiamo detto prima che l'andamento, la severità dell'infezione da SARS-CoV-2 in fase acuta è cambiata nel corso di questi anni. E questa diciamo che è un'esperienza penso comune di chi ha avuto a che fare, chi ha ancora a che fare con il Covid. Il Covid di oggi è chiaramente una condizione, una patologia che come comportamento clinico in acuto è differente rispetto a quanto non fosse all'inizio. Già abbiamo visto prima un po' l'andamento epidemiologico in Italia. Vedete sopra i casi e sotto i decessi e come potete vedere si è detto prima, la prima ondata, pochissimi casi documentati, ma lì c'è un bias di fondo perché non avevamo la possibilità di far tamponi. Ciò nonostante diciamo che nelle ondate successive le nostre capacità di tracciamento e identificazione dei casi sono notevolmente migliorate e il numero di casi è decisamente aumentato. A fronte di ciò abbiamo avuto un trend progressivo di riduzione sostanzialmente anche durante i picchi pandemici dei morti giornalieri, no? Che è ovviamente una ottima notizia, questo ce lo testimonia anche la case fatality ratio sostanzialmente, quindi diciamo un indicatore della severità di malattia in fase acuta che come vedete all'inizio della pandemia in Italia aveva dei dati veramente angoscianti, quindi un 15% delle persone in cui si riconosceva l'infezione morivano. Dati sproporzionati anche rispetto al resto del mondo, progressivamente ci siamo assestati e come vedete addirittura siamo sotto la mortalità diciamo media del resto del mondo. A fronte di ciò fortunatamente si muore molto meno di Covid in fase acuta, ma questo porta anche a un incremento notevole dei soggetti che sopravvivono ovviamente all'infezione. E questo è rilevante nell'ambito di questa trattazione proprio perché fin dall'inizio della pandemia ci si è accorti che una fetta non trascurabile di soggetti continuava a mantenere sintomi anche a distanza dall'infezione. È nata così il concetto di long covid o post-acute covid syndrome che è appunto definito attualmente dall'OMS come quel ampio spettro di sintomi o diciamo cluster di sintomi che si sviluppano durante o dopo l'infezione acuta da SARS-CoV-2. E attenzione a questi tre dati, continuano per più di 2 mesi dall'esordio della malattia, sono sufficientemente severi da impattare sulla qualità di vita del paziente, terzo elemento chiave, non hanno una diagnosi alternativa. Questo è molto importante perché credo che sia stata esperienza di molti a volte arrivare ad etichettare pazienti come al long covid e poi scoprire che c'è altro, quindi lo sforzo diagnostico differenziale principale, lo vedremo dopo, è proprio cogliere quei possibili mimicker o comunque quelle condizioni che possono mettersi in diagnosi differenziale con il long covid. Questa definizione si è sviluppata nel tempo
anche perché è molto difficile dare dei limiti clinici e temporali al long COVID. Questo perché le manifestazioni cliniche sono veramente molto molto eterogenee. Così come l'infezione in fase acuta, infatti, il long COVID ha uno spettro clinico assolutamente eterogeneo, può interessare diversi organi e sistemi, perché diciamo ha probabilmente moventi patogenetici quanto mai variegati. Se dovessimo riassumere quelli che sono probabilmente i sintomi più frequenti, più frequentemente riportati, vedete, molto frequente è la fatigue, cioè l'astenia, quella stanchezza cronica che spesso viene lamentata per mesi dopo l'infezione acuta. Ci sono alcuni soggetti che lamentano tosse, dispnea persistente, in alcuni casi dolore toracico. Molto importante è l'impatto neurocognitivo e l'impatto psicologico, quindi quella sensazione di ottundimento, di difficoltà a concentrarsi, di perdita di memoria che spesso viene riferita, e al netto di tutto ciò è interessante notare come più del 50% delle persone che sopravvivono al Covid a distanza di mesi dicono che la loro qualità di vita è notevolmente ridotta. Ora notate che il range da studi differenti è molto ampio, proprio perché molto differenti sono le coorti che sono state studiate, i cut-off temporali che sono stati utilizzati. Per cui io ho pensato di presentarvi un pochino i dati di quella che è la realtà novarese, che grazie anche al finanziamento, per esempio, di Fondazione Cariplo, sono stati studiati in questo progetto appunto collaborativo che ha visto coinvolti diversi specialisti e che nasce quando abbiamo intercettato appunto la persistenza di questo problema in chi sopravviveva al Covid. Quindi fin dalla fine della prima ondata ci siamo proposti di rivalutare in maniera multidisciplinare i pazienti. Abbiamo ricontattato tutti i soggetti che erano sopravvissuti alla prima ondata. Di 767 soggetti ne abbiamo reclutati 238, perché qualcuno purtroppo è morto nei mesi successivi di infezione e molti hanno rifiutato, non sono riusciti a contattarli, insomma. Alla fine siamo arrivati a questi 238 soggetti che sono stati rivalutati prima 4 mesi e successivamente 200 rivalutati anche a distanza di 12 mesi, di un anno. Il primo dato interessante che vi riporto è che a distanza di un anno il 40% circa dei soggetti che sono stati seguiti, quindi di quei 200 pazienti, ancora riporta un sintomo che riferisce all'infezione da SARS-CoV-2. Quindi se noi definiamo il long COVID come definito dall'OMS, nella nostra realtà quasi il 40% lo lamenta con sintomi quali tosse, quali dispnea, molto frequenti da noi riportate anche artromialgie, stanchezza, l'alopecia è stata riportata da molti soggetti. Bene, oltre a questo abbiamo fatto una valutazione dell'impatto motorio dell'infezione conseguente al ricovero, no? Quindi quanto funzionalmente sia stato complicato il decorso e che esiti abbia lasciato in termini proprio di funzione motoria. Abbiamo fatto una valutazione grazie anche ai colleghi della fisiatria e abbiamo fondamentalmente fatto una valutazione sequenziale in due test, un test di screening che si chiama SPPB, che è un test che ci identifica grossolane alterazioni motorie che erano presenti nel 22% dei soggetti a 4 mesi, e poi chi invece aveva un test di screening normale ha fatto un test del cammino su 2 minuti per vedere se c'era qualche difetto rispetto all'atteso, e anche qui abbiamo identificato oltre un 30% di soggetti che performavano meno di quanto atteso per sesso ed età. A distanza di un anno vedete che i dati migliorano però consistentemente. Quindi mentre i sintomi restano a distanza di un anno, il dato oggettivo della funzione motoria viene in buona parte recuperato. Dati incoraggianti li abbiamo anche per certi versi sul versante psichiatrico, perché anche qui abbiamo un recupero dai 4 ai 6 mesi. Cosa abbiamo fatto qua? Dai 4 ai 12 mesi, scusate. Abbiamo valutato, grazie ai colleghi della psichiatria, la presenza, la persistenza di sintomi depressivi, di sintomi di ansia, di disturbi dell'appetito e del sonno, barretta azzurra a 4 mesi, barretta arancione a 12 mesi. E vedete che anche qui abbiamo comunque una persistenza di sintomi depressivi e di ansia anche a distanza di un anno, in tutti i casi però con una riduzione significativa anche statisticamente della percentuale di soggetti. Il problema ulteriore però, al di là del dato epidemiologico puro, no, è perché venga il long COVID. Questo è un problema che a tutt'oggi, diciamo, ha una risposta alquanto vaga, no?
Il long COVID assomiglia molto a quelle sindromi che in passato sono state descritte per molte infezioni virali che persistono nel tempo. Pensate chi magari ha avuto la mononucleosi che poi per mesi, per settimane, a volte si strascica dietro questa sensazione di stanchezza e di malessere generalizzato. E la spiegazione più ovvia è che uno viene ricoverato, ha una polmonitaccia, magari viene intubato e ha dei danni d'organo residui, no? E questo, per esempio, perché? Perché nel momento in cui abbiamo infiammazione a livello alveolare, infiammazione a livello polmonare, la risposta a un processo infiammatorio, tanto più se severo, è la risposta a qualunque danno tessutale, la formazione di cicatrice, no? E il polmone funziona bene se la cicatrice non c'è. E se questo vale sul polmone, vale anche sul cuore, che a volte è stato documentato essere infettato dal SARS-CoV-2, poter sviluppare un'infiammazione che anche in questo caso può portare a una perdita di cardiomiociti, di tessuto nobile, in favore di tessuto fibrotico. Ha un ruolo il danno d'organo residuo? Secondo noi sì. Abbiamo fatto anche delle TAC a 12 mesi che documentano la persistenza di manifestazioni fibrotico-cicatriziali nei soggetti che hanno avuto il Covid. Per certi versi, devo dire, forse anche meno di quello che temevamo e ci attendevamo all'inizio quando vedevamo dei quadri flogistici acuti veramente devastanti. E abbiamo utilizzato anche un marcatore funzionale del polmone, il test di diffusione monossido di carbonio, che ci dà un'idea di come funziona il polmone, utilizzando una soglia, diciamo, dell'80% rispetto all'atteso per sesso d'età. A un anno il 47%, il 48% dei soggetti ha una riduzione di grado variabile, nel senso da lieve a moderato, della sua funzione respiratoria. Il limite nostro è che ovviamente non sapevamo come fossero messi prima, quindi non sappiamo quanto di questo dipenda davvero dal Covid, no? Tutto sommato, però, la cosa che ci dà un'idea del possibile ruolo del danno d'organo residuo è che nella nostra analisi dei sintomi residui la principale variabile che predice la persistenza di sintomi è proprio la compromissione funzionale respiratoria. Quindi tanto più è bassa la DLCO e tanto più è probabile che il paziente abbia sintomi residui. E questo sembra dirci, ok, il danno d'organo residuo ha potenzialmente un ruolo. Ma è anche vero che tantissime persone che sviluppano long COVID non hanno un danno d'organo residuo, hanno un DLCO perfettamente normale, un TAC perfettamente normale. E allora? Beh, allora bisogna ipotizzare che ci sia altro, no? E questo altro potrebbe essere, per esempio, che cosa? L'impatto psicologico. Ora, la pandemia è documentato da diversi studi che ha dato un danno psicologico a tutta la popolazione, perché vuoi il lockdown, le problematiche economiche. Immaginate chi è stato ricoverato, no? Chi magari ha visto il vicino di letto morire, chi ha avuto lutti in famiglia, chi è stato male e ha paura di avere nuove problematiche. Ecco, l'impatto psicologico è chiaramente molto importante. Un altro dato potenziale, un altro fattore patogenetico potenziale è l'infiammazione cronica. Questa, diceva, è stata postulata in molte di queste forme post-virali, no? Mi piace un po' pensare, si è parlato in questi giorni di inflammaging, no? Quella sviluppo di un'infiammazione subclinica cronica con rialzo di citochine proinfiammatorie. Ecco, secondo me il Covid è stato un po' una forma di modello accelerato di invecchiamento, ok? E una possibile spiegazione è che un elevato livello di citochine proinfiammatorie possa contribuire a un danno strutturale. L'altra cosa che spesso viene scotomizzata, ma che credo molto importante, è il decondizionamento, cioè persone che magari erano abituate ad andare in palestra, a fare attività e così via, all'improvviso si trovano con lockdown, chiuse in casa, non si va più in palestra, non si fa più niente, un conto è recuperare a 18 anni, un conto è recuperare a 38, 70, 70, 80 anni. Quindi questo probabilmente ha contribuito a sviluppare queste problematiche. Per esempio, appunto, dicevamo l'astenia, no? Vuoi il decondizionamento, l'impatto psicologico, abbiamo parlato di possibile ruolo della neuroinfiammazione delle citochine proinfiammatorie, l'atrofia muscolare che è legata al decondizionamento. Bene, questi sono modelli che potrebbero parzialmente spiegare il long COVID, che abbiamo provato a valutare nella nostra casistica. Facendo che cosa? Prendendo quei soggetti, distinguendo la popolazione in chi ha dei danni, ha una riduzione della DLCO, e in chi invece una DLCO completamente normale. E vedendo, per esempio, che impatto può avere l'aspetto psicologico. Bene, mentre nei soggetti che hanno una compromissione funzionale, paradossalmente la
prevalenza di ansia e depressione non è diversa fra chi ha sintomi residui e chi non li ha, questa differenza è molto marcata ed evidente in chi ha una funzione respiratoria normale. Come a dire, ok, la funzione respiratoria non è il driver principale, potrebbe giocare un ruolo molto importante la persistenza di ansia e depressione ad un anno. E abbiamo anche voluto valutare i livelli di citochine preinfiammatorie, che è interessante notare sono aumentati nei soggetti che hanno dei sintomi residui. Particolarmente importante sembra l'interleuchina 12, che sta un po' a monte rispetto alle altre citochine preinfiammatorie, ed è anche interessante notare che invece l'interleuchina 6, che è tanto importante in fase acuta, sembra viceversa meno rilevante in fase cronica. Questi sono dosaggi che sono stati fatti a un anno, quindi non in acuzie, ma a un anno. Quindi abbiamo detto quali sono i sintomi e la possibile più o meno quadro di prevalenza nell'ambito della nostra popolazione, abbiamo detto quali sono i possibili meccanismi fisiopatologici, gli ultimi 3 minuti li dedico a quelli che sono invece gli obiettivi della gestione del paziente con long covid. Il primo è diagnostico. Come vi dicevo, la prima cosa fondamentale è identificare chi ha sintomi persistenti, distinguere altre diagnosi e valutare se hanno danno d'organo, perché se non ci sono sintomi e segni non c'è bisogno di fare follow-up, altrimenti possono essere necessari test aggiuntivi finalizzati a identificare altre diagnosi. Vi ricordo che se una diagnosi o un danno d'organo effettivamente sono documentati, può essere utile un rimando allo specialista. Nelle forme invece in cui questo viene escluso, la gestione del long covid è esclusivamente comportamentale al momento, non ci sono farmaci. Concludendo, vi ho messo qua, scusate, questa immagine, che è un information pack per il paziente, che è messo a disposizione all'NHS e che ha consigli gestibili a domicilio per il paziente. Concludendo, il long covid è una condizione altamente eterogenea, la cui prevalenza è difficilmente stimabile e in cui probabilmente differenti meccanismi patogenetici copartecipano. La sua gestione prevede essenzialmente la diagnosi differenziale e l'esclusione di altre diagnosi che, se escluse, comportano una gestione che è sostanzialmente di tipo comportamentale, altrimenti può essere necessario un referral allo specialista, pneumologo, cardiologo, per gestire eventuali problemi concomitanti. Vi ringrazio per l'attenzione e buongiorno. Grazie a te. Bene, Carmellina, ti puoi avvicinare. Adesso passiamo, dopo una focalizzazione sull'impatto sulle cure ospedaliere presentate dal professor Avanzi, una focalizzazione sull'impatto al di fuori dell'ospedale, cioè laddove vivono gli anziani fragili. E questo lo farà la dottoressa Ermellina Zanetti, che è un'infermiera, mi piace presentare intanto come vicepresidente di un'associazione che si chiama Aprire, che sta per assistenza primaria e in rete. Ma mi piace poi quell'altro pezzettino che ci è attaccato, che è salute a chilometro zero, perché vuol dire che c'è una forte attenzione al radicamento territoriale e alla rete sul territorio, perché poi il lavoro che fa lei, invece il lavoro vero, che è quello di coordinatrice anche dei servizi socio-assistenziali di una fondazione, Brescia Solidale, è quello di stare poi in una molteplicità, tra l'altro, di interventi che vanno dalla RSA fino alla consulenza per chi rimane a domicilio, passando poi per alloggi, comunità alloggio e strutture intermedie varie, quindi hai vissuto poi in prima persona anche tutta la vicenda della pandemia. E focalizzerà l'attenzione proprio su questi aspetti, su come ridisegnare un po' la casa, o le case, vorrei dire in questo caso, del dove vivono gli anziani, come valorizzare il personale che sta all'interno e come costruire le reti. Ci darà qualche suggestione in questo senso. Prego. Grazie a voi e buongiorno. Allora, non vi parlerò dei momenti terribili del Covid, li abbiamo già ripercorsi con l'intervento del professor Avanzi, e quando vedevo i dati della mortalità, ecco, molti dei nostri ospiti erano tra quelli che hanno purtroppo concluso la loro vita nelle nostre strutture perché hanno contratto il Covid nella prima ondata. Quello di cui invece vi vorrei parlare è che cosa abbiamo imparato dal Covid nel contesto delle residenze sanitarie assistenziali. Questo contesto, questo contesto delle residenze sanitarie assistenziali è la RSA o casa di riposo, è una struttura che accoglie prevalentemente in maniera definitiva le persone anziane con una disabilità
fisica e o cognitiva, e la regolamentazione di queste strutture è demandata alle singole regioni, che ne stabiliscono gli standard, ma strutturali, organizzativi, quindi i minuti di assistenza, quale personale inserire, ne valutano i risultati e l'utente compartecipa alla spesa, quindi la regione copre quelle che sono le spese sanitarie, le regioni, e l'ospite partecipa o la sua famiglia a quelle che sono le spese più legate alla quotidianità. Quindi nel tempo possiamo osservare a questi due grafici che vi faccio vedere, sono entrambe elaborazioni su dati del Ministero della Salute da parte di Italia Longeva, di cui è uscito il rapporto qualche settimana fa, il rapporto annuale. Come potete osservare, nelle 4.600 strutture residenziali per anziani distribuite nel nostro Paese, con delle fortissime differenze tra regione e regione, il Nord, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna hanno una concentrazione maggiore di strutture rispetto al centro e rispetto al sud, sono accolte 317.000 persone con più di 65 anni e 287.000 persone con più di 85 anni. Quindi abbiamo un numero importante di persone che ricevono l'assistenza in queste strutture. Come potete osservare in questo istogramma, negli anni 2017-2021 è aumentata in particolare la prevalenza, l'ingresso di persone sempre più avanti nell'età. Se penso all'ultima ospite che è entrata nella nostra struttura, la signora Elisabetta, è del 1930, quindi ha un'età molto avanzata, ha una disabilità fisica importante, ha avuto un evento acuto che ha determinato tutta una serie di problemi, non ha avuto il Covid questa signora, quindi è entrata la settimana scorsa, è allettata, ha avuto un ricovero lungo, ha una lesione da pressione, ha un catetere vescicale, ha un catetere venoso centrale ed è stata accolta nella nostra struttura perché la gestione domiciliare, che era come era prima, non era più possibile garantirla da parte della famiglia anche con il supporto dei servizi domiciliari. Ma su questo ci torneremo. Ripensare la casa per le persone fragili. Vorrei soffermarmi sul termine fragilità, quindi perché non stiamo parlando di un termine specifico, ma di un termine ben preciso, cioè di una condizione, di una sindrome che rende le persone più suscettibili. Tornando all'esempio della signora Elisabetta, se io vado a vedere chi era questa signora prima dell'evento acuto importante a cui è andata incontro, era una signora che viveva nella sua casa con l'aiuto di una badante, della figlia, ma la signora Elisabetta viveva da sola. Quindi l'evento acuto è stato l'evento che ha scatenato in una persona che era fragile. Se noi ritorniamo, andiamo ad esempio a vedere il peso di Elisabetta, in assenza di una volontaria non introduzione di cibo o riduzione dell'introito alimentare, la signora Elisabetta nell'ultimo anno aveva perso 10 kg. Questo è già uno dei primi indicatori di fragilità. Debolezza, sì, rispetto alle ore che trascorreva alzata, quindi camminava in casa, fuori nel giardino, queste ore via via sono diminuite. E soprattutto la signora Elisabetta aveva cominciato ad essere, a detta della figlia, molto più lenta nel cammino. E questi sono i tre indicatori che ci fanno sospettare che questa persona, a parità di un'altra, sia fragile. E quindi un evento acuto, può essere l'evento che determina la comparsa di non autosufficienza e quindi la necessità di un intervento attento rispetto alle possibilità di recupero. Toglieremo pian piano tutti i device che ha questa signora, certamente cureremo la lesione, ma la nostra preoccupazione è cominciare a rimetterla in poltrona e le nostre fisioterapiste proporle di fare qualche passo, come faceva a casa prima. E questo è il ruolo delle nostre strutture. Le persone sono a rischio con la fragilità di cambiamenti improvvisi. Elisabetta è un predittore di ulteriori eventi avversi ed è uno spartiacque tra quella che è la nostra traiettoria. Vedete, uno dei grossi problemi che abbiamo imparato con il Covid, ma che è tuttora molto presente, è quello di accettare noi operatori che
gli anziani che entrano nelle nostre strutture, noi li accompagneremo fino agli ultimi giorni della loro vita, con le loro famiglie, se ci sono, perché poi vi racconterò una bella storia di due sorelle che sono veramente sole, la loro famiglia siamo noi. Quindi l'idea che gli usual care, cioè quello che vi ho detto prima, la alziamo, la faremo camminare, se possibile, devono associarsi anche a degli interventi palliativi, laddove le usual care non raggiungono il beneficio sperato. Ma perché? Perché faremmo un danno alla persona se la sforzassimo a fare alcune cose per le quali non ha le riserve fisiologiche necessarie. E quindi il concetto di cure palliative, che abbiamo drammaticamente imparato durante il Covid, diventa nelle nostre strutture sia un elemento di approfondimento, ma anche una possibilità di attingere alla rete delle cure palliative territoriali, laddove gli interventi diventano, da una palliazione associata agli usual care, una palliazione che accompagni la persona nell'ultimo tratto della sua vita con interventi più specialistici. Il discorso della stanza singola. Noi abbiamo tre strutture, la nostra fondazione ha tre strutture per complessivi 300 posti letto. Una di queste strutture è una struttura nuova, ha 7 anni, e questa struttura ha 48 stanze singole e 36 stanze doppie. Vi assicuro che senza nulla aggiungere, cioè l'assistenza era uguale, in questa struttura a febbraio-marzo 2020 noi abbiamo avuto molti meno decessi, ma veramente in maniera molto significativa rispetto alle altre strutture che invece hanno stanze doppie in deroga a quelli che sono gli standard della nostra regione, anche stanze triple o quadruple, dove fermare il contagio era impossibile. Quindi la stanza singola ci serve anche per questo, non solo per il Covid, pensate all'influenza, a tutte quelle che sono le infezioni. Per carità, le mani degli operatori, le nostre mani rimangono la fonte di contagio sulla quale bisogna lavorare, il corretto uso dei guanti e quant'altro che tutti oramai abbiamo imparato a conoscere. Ma il fatto di avere la stanza singola risponde anche a un'esigenza che tutti gli ospiti hanno. E se pensiamo alle case che vorremmo noi, che vorrei io, se sono ancora in grado di capire, mi piacerebbe avere una stanza singola piuttosto che condividere la stanza con un'altra persona, perché quando parliamo di personalizzazione dell'assistenza, una persona che vive mediamente 2 anni e mezzo in una residenza sanitaria, certamente lo spazio che può vivere anche come spazio privato dove tenere le proprie cose senza che nessuno le metta in disordine, come si arrabbiano i miei ospiti quando qualcuno tocca il loro armadio, si arrabbiano tantissimo perché è il loro spazio. Quindi pensare anche questo, cioè costruire luoghi di cura oggi che servano anche a chi arriverà un domani e avrà sicuramente delle esigenze diverse. Investire sul personale, questo è drammaticamente vero. Voi sapete la difficoltà di trovare infermieri, operatori OS, medici per le nostre strutture, è un dramma. La nostra fondazione resiste perché ha fatto delle scelte anche economiche. Gli infermieri applichiamo il contratto della sanità, altrimenti se ne sarebbero andati via tutti, perché quando il nostro ospedale, l'ospedale più importante di Brescia, ha aperto al concorso, la differenza è notevole. Invece siamo riusciti a mantenere i nostri infermieri, ovviamente facendo alcune appunto aumenti di salariali e anche qualche benefit in più. Stiamo lavorando anche perché le tre strutture non abbiano ognuna il proprio team di infermieri, di fisioterapisti, ma che pian piano questi infermieri e questi fisioterapisti si distribuiscano nelle tre strutture. Questo farà bene sicuramente a un'organizzazione che ci facilita un po' di più, ma farà bene anche attraverso il confronto di persone che lavorano in contesti molto simili, ma con alcune caratteristiche, le strutture ad esempio diverse. Sono diminuiti i minuti medi di assistenza, c'è questo osservatorio settoriale della LIUC che dimostra che nel 2010 i minuti assistenziali settimanali erano 1.200, mediamente nel 2018 1.146.
e di questi solo 211, che vuol dire mezz'ora al giorno, erogati da infermieri. L'esempio della signora Elisabetta vi può far capire quanta assistenza infermieristica richieda questa signora, che ha tutta una serie di problemi. Ed Elisabetta non è l'unica signora che nella nostra struttura ha questo tipo di problema. Quindi l'assistenza infermieristica è molto importante, stiamo investendo molto anche sugli OS. Sicuramente non avremo nessuna difficoltà ad inserire l'OS con formazione complementare, perché con la direzione dell'infermiere, con la supervisione dell'infermiere, potrà sicuramente migliorare la nostra capacità di gestire i problemi più complessi. L'investimento, come vi dicevo, è fondamentale, e l'investimento significa anche investire sul capitale umano. Noi abbiamo bisogno di far emergere quelle abilità, perché nelle nostre strutture la tecnica è importante, ci mancherebbe, infermieri che sanno utilizzare i device, infermieri che sanno assistere persone che hanno problemi complessi, ma abbiamo bisogno anche di persone che sappiano intrecciare queste competenze con la capacità di porsi in relazione con le persone che hanno voglia di raccontare, con quelle persone che per la loro la presenza di demenza, che ovviamente è una delle condizioni importanti nelle nostre strutture, che sappiano porsi in relazione anche con queste persone, gestire i disturbi del comportamento, gestire comunque la relazione, che non è solo parole ma è fatta di gesti, è fatta di una capacità di avvicinare queste persone e di riuscire a gestire ad esempio un momento di aggressività, evitando l'utilizzo di farmaci che poi producono altri problemi, farmaci sedativi, piuttosto che la contenzione fisica, che è uno degli obiettivi che ci siamo posti per dopo il Covid, di ridurre, perché durante il Covid è stata molto utilizzata. Ri o costruire la rete? Noi abbiamo bisogno di ricostruirla. Nella realtà dove vivo io, dove lavoro io, abbiamo bisogno di ricostruire questa rete con le realtà del territorio, perché le RSA sono parte dei servizi di welfare della nostra regione, e perché l'integrazione, collaborazione con la rete ospedaliera è fondamentale. Noi stiamo cercando di inviare tutte le persone, guardate, settimanalmente abbiamo qualche problema per cui ci rivolgiamo all'ospedale, laddove c'è bisogno di un approfondimento diagnostico, laddove c'è bisogno di una cura in acuto, e quindi abbiamo cercato di creare una specie di comunicazione con l'ospedale attraverso uno strumento molto semplice, che è una cartella infermieristica e assistenziale, che si rivolge agli infermieri e agli operatori delle strutture accoglienti, perché possano avere subito un inquadramento di chi è quella persona e avere da parte nostra quelli che sono gli obiettivi fondamentali da preservare in quella persona. E questo, devo dirvi, sta dando i primi frutti, perché riusciamo veramente, lo mandiamo in anticipo all'infermiere con il quale abbiamo concordato il ricovero o al coordinatore, e questo ci sta aiutando molto. Il nostro impegno è quello di accettare immediatamente, cioè riaccogliere immediatamente la persona quando l'ospedale ha finito. Quindi concordiamo, laddove possibile, il rientro, perché questo ci garantisce una gestione ovviamente più tranquilla per la persona. L'ospedalizzazione è sempre un evento critico per i nostri ospiti. E chiudo con un'altra storia, perché vedete, nelle nostre strutture il tempo, io ho detto 2 anni e mezzo, il tempo medio in cui una persona che è entrata in questi ultimi anni rimane con noi prima della conclusione della sua vita. Arrivano sempre più avanti, un po' perché le nostre strutture appunto richiedono una compartecipazione nella spesa, e un po' perché la RSA è preceduta, la nostra fondazione, a tutti i servizi della rete, quindi dall'assistenza domiciliare, la RSA aperta, quindi alcuni servizi che vengono portati al domicilio, i centri diurni, quelli dove si trascorre il tempo con attività, i centri diurni integrati, dove accogliamo anche le persone affette da demenza, dalle 8 del mattino alle 8 della sera in uno dei nostri centri diurni, per permettere alle famiglie di organizzarsi. E le persone, dicevo, arrivano molto avanti con gli anni. Livia e Luciana sono esattamente due signore che sono arrivate nelle nostre strutture, e loro sono
diciamo così, il problema è esploso con il Covid. Loro vivevano a casa, Livia ha 96 anni e Luciana ne ha 94, vivevano a casa e assistite da quella che era la rete, diciamo, informale dei vicini di casa. Ovviamente anche loro avanti con gli anni, in pensione, molti di questi con il Covid hanno avuto problemi, alcuni non ci sono più e loro si sono trovate da sole. Quindi incapaci di gestire, non facevano la spesa, cucinavano ma non uscivano per fare la spesa. Dovete pensare che Livia è afasica e Luciana è cieca. Quindi riuscivano a vivere con questa condizione a casa. Il Covid ha scombinato tutto. Quando sono arrivate nella nostra struttura abbiamo assegnato loro una stanza doppia così potessero ricreare un po' l'ambiente della loro casa. Sono passate attraverso una casa famiglia prima di venire da noi, dove però non si riusciva a garantire un'adeguata assistenza. E quello che ci ha subito stupiti è come l'una si prendeva cura dell'altra. Ci hanno insegnato molto. Livia, afasica, parla a Luciana con il tocco, le carezze, la cura dei capelli che sono lunghi e sempre raccolti. Questo per loro è un rito fondamentale della mattina. Gli operatori le aiutano a lavarsi, a vestirsi, ma poi la cura dei capelli se ne prende cura Livia, della sorella Luciana. Luciana riconosce e riferisce agli operatori i bisogni di Livia con un tono di voce perentorio che non utilizza quando deve chiedere per sé. Quando Livia è stata ricoverata in ospedale perché aveva avuto un problema importante, Luciana era disperata. Non era possibile accompagnarla a fare visita perché eravamo nella quarta ondata di Covid e nemmeno la videochiamata ci sembrava utile, una cieca e l'altra afasica. Luciana però ha insistito, non la vedo io, ma lei vede me. Per un quarto d'ora ha continuato ad accarezzare il video del tablet e a dire parole d'affetto alla sorella che sorrideva e piangeva. Dopo 15 giorni Livia è tornata in struttura e continuano a prendersi cura l'una dell'altra. La cura che ci hanno insegnato Livia e Luciana è una cura che è molto più di un farmaco o di un intervento assistenziale. La cura è provvedere a ciò che è indispensabile perché le persone continuino a vivere in funzione delle loro abilità e possibilità. E questa è la scommessa delle nostre strutture, mantenere il più possibile ciò che l'invecchiamento, ciò che la storia di vita ha conservato in queste persone. Grazie. Grazie per questa interessante relazione che è partita con la domanda cosa abbiamo imparato. Abbiamo imparato tante cose e questa domanda guiderà un po' la tavola rotonda che adesso si aprirà, cosa abbiamo imparato e cosa ce ne facciamo delle cose che abbiamo imparato, quali prospettive, e quindi adesso animeremo un po' di più il dibattito e l'animazione sarà ad opera in particolare, arrivate credo qui ai Maretti, arrivi e dottor Pomati, che ecco lo vedo lì, si è giocato in casa, quindi non c'è bisogno di presentazione per voi che animerete questa tavola rotonda, avete incarichi istituzionali, responsabile della comunicazione, direttore di dipartimento, ma qui credo che soprattutto il vostro essere clinici e comunicatori aiuteranno appunto ad animare questa tavola rotonda. Chiedo se dobbiamo spostarci anche noi ai Maretti, ma non c'è posto per tutti, sono posti in piedi. Allora direi di iniziare subito, anche perché abbiamo un po' sforato i tempi con la pioggia stamattina, era anche un po' difficile arrivare a Novara, ma abbiamo dato delle informazioni molto precise ai nostri relatori che adesso discuteranno in base alle lectures che ci sono già state, sul tema pandemia da Covid-19
insegnamenti e aspetti da dover sviluppare. Chiamo per primo al nostro podio il dottor Pierangelo Lora Aprile. Intanto gli diamo il benvenuto, perché lui è medico di medicina generale a Desenzano del Garda, dove esercita in una medicina associata con 15 medici di medicina generale, ed è molto conosciuto per essere il segretario scientifico della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, nonché responsabile nazionale dell'area Fragilità, Cure Palliative e Medicina del Dolore, anche presidente della sezione O per lo sviluppo della legge 38 del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, lo è stato dal 19 e il 21 ed è tuttora membro. Dottor Lora Aprile, allora a lei tocca aprire questa tavola rotonda, avete per questo primo giro tutti e quattro i relatori, 5 minuti di tempo, prego. Grazie ai moderatori, grazie per questo invito, ma devo dire che il magnifico rettore mi ha messo completamente a mio agio, quindi nella sua lezione magistrale ha elencato ovviamente tutte le pecche e le mancanze che ci sono state negli ospedali, lasciando all'ultima slide questa frase lapidaria: il territorio ha fallito. E io vorrei partire da lì, indipendentemente dal fatto che sia parzialmente vero, ma è vero comunque che il territorio poteva fare molto di più e fare la differenza rispetto a quanto è successo. E vorrei partire da questa considerazione. Questa è la commissione Lancet, che è stata pubblicata proprio il 14 settembre. C'è un decalogo di 10 elementi che sono gli errori che sono stati compiuti a livello mondiale, ne ho strapolati 6, no? Riconoscere il percorso, esaminare le prove, adottare le migliori pratiche, garantire forniture globali adeguate all'equa distribuzione, mancanza di dati accurati e sistematici, la disinformazione sistematica, la rete di sicurezza per proteggere le popolazioni vulnerabili. Ecco, io vorrei partire da questi punti perché sono quelli che toccano più da vicino il territorio, in particolare la medicina generale. Io sono un medico di famiglia e quindi quando parlo del mio mestiere facevo vedere il ponte, il Silver Bridge sull'Ohio, sul fiume Ohio, che è crollato nel 67, adesso tristemente faccio vedere quello di Genova, perché il mio mestiere è quello di essere il manutentore. Io sono il manutentore di un ponte e i sistemi sanitari dovrebbero capire che probabilmente è molto più conveniente, etico, meno costoso manutenere i ponti che non ricostruirli da nuovo quando crollano. Probabilmente se il ponte di Genova fosse stato manutenuto non sarebbe crollato, anche quando ci sono le tempeste in arrivo. E quello che mi differenzia particolarmente dai miei colleghi ospedalieri e dai miei colleghi in genere è quella che Arthur Grund, che è un chirurgo americano, chiama medicina incrementale. La originalità della medicina di famiglia è quella che a poco conosce le persone. Se leggete questo articolo in basso a destra, dice: la grande idea è che abbiamo imparato che non si può curare le persone senza le loro storie. Ma questo che cosa c'entra con il Covid? C'entra perché conoscendo le persone e conoscendo la loro fragilità e conoscendo il contesto in cui noi viviamo, che sappiamo tutti, la transizione demografica, l'epidemiologica, quella sociale, no? Che ci portano a questa medicina della complessità dove la fragilità la fa da padrone, identificare i fragili diventa un must. E allora ci siamo dati, vi dico adesso quello che abbiamo pensato come società scientifica, cosa abbiamo fatto, cosa ci abbiamo pensato. La prima cosa è quella di dire: ma se noi conosciamo la possibilità di identificare i fragili, non possiamo giocare di anticipo? Questa è la mia popolazione. Abbiamo validato un Health Search Frailty Index che ci permette uno score di fragilità, e quei puntini lì, rossi e neri e gialli e verdi, sono nomi e cognomi di persone. Io ho 672 ultrasessantenni, 300 fragili. Ma abbiamo capito che nel Covid non era solo la fragilità. La mamma del magnifico rettore non ha avuto niente, eppure era anziana. Allora c'è un altro concetto che abbiamo sviluppato, questa è la mia medicina di gruppo, e la stratificazione della fragilità che proattivamente cerchiamo, è il concetto di vulnerabilità. Non tutte le persone che sono fragili sono vulnerabili.
La vulnerabilità è un concetto intrinseco proprio alla medicina generale. Ci siamo accorti con le nostre storie che c'erano delle persone anche trentenni che andavano incontro a catastrofismo e bisognava identificarle, quindi tracciare questa vulnerabilità. Invece ho 300 fragili, ma ne ho 714 di vulnerabili, quindi poteva fare la differenza. E allora ci siamo messi e abbiamo già subito, il 20 marzo, siamo usciti con un ruolo che poteva avere il medico di famiglia. Vuol dire identificare, segnalare, valutare, monitorare, pianificare, impostare la terapia. Vado veloce perché abbiamo implementato una scheda nei nostri PC il primo di aprile del 2020 su 25.000 software gestionali, molto particolareggiati, e da questi potevano essere ricavati dei dati per fare una rete e per dare alle istituzioni un qualche cosa che non ci potevano dare in quel momento, perché i tracciamenti erano quello che erano, perché non si poteva andare più in là di quello che potevano fare i servizi pubblici. Noi abbiamo costruito questa rete e con una base provinciale per poter quantificare i pazienti con diagnosi clinica, monitorare nel tempo, settimanalmente dare in anticipo come andavano le pandemie. E queste sono delle slide che io poi vi lascio sulla quantificazione, anche sulla comorbidità, anticipando le curve che ci venivano ogni giorno riferite. Ecco, io penso che la medicina generale e il sistema sanitario abbia bisogno di questo scatto di orgoglio, cosa che non c'è stata. Non dobbiamo confondere le cause con le conseguenze. Non dobbiamo confondere le cause con le conseguenze. Perché ho detto parzialmente vero che il territorio ha fallito? Perché il 95% delle persone sono state curate a casa. Io mi fermo qua. Grazie dottor Lora Aprile, delle suggestioni molto interessanti a partire da questo concetto di medicina incrementale, poi questo fatto del 20 marzo del 2020 in cui veniva fuori nel pieno ciclone del primo lockdown il documento sul ruolo e i compiti del medico di famiglia, e anche in questi fallimenti e ritardi ha insistito il dottor Lora Aprile sulla mancanza di dati tempestivi, sulla disinformazione sistematica, altro grande argomento che potrebbe forse essere ripreso nel corso di questa tavola rotonda. Secondo relatore il dottor Lucio Gatti, che chiamo al podio, è il vicepresidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Novara. Lui si è laureato e specializzato all'Università di Torino e poi tutta la sua carriera si è sviluppata qui a Novara, all'Ospedale Maggiore della Carità, dove oggi è direttore della struttura di chirurgia toracica, della chirurgia di Galliate, sempre per l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Anche per lui quindi stesso tema, questi insegnamenti e aspetti da dover sviluppare a seguito della pandemia da Covid-19. Prego dottor Gatti. Buongiorno a tutti, grazie all'organizzazione per aver voluto anche inserire la voce dell'Ordine dei Medici in un convegno così specialistico e scientifico. Io penso che la mia lettura possa dare una visione a 360 gradi, com'è lo sguardo dell'Ordine dei Medici, che si rivolge a tutti i professionisti della sanità. In effetti l'Ordine di Novara è sempre stato molto vicino al problema Covid e questa sensibilità è sfociata già nel novembre del 2020 con la pubblicazione sul nostro bollettino bimestrale di un numero speciale del Covid-19, un numero che riportava varie esperienze di colleghi diversamente impegnati nella professione medica, un dossier di iscritti che tutto sommato riassumeva non solo strettamente dal punto di vista medico l'esperienza di un periodo che pensavamo, forse speravamo, fosse già passato. Ma facciamo un passo indietro. Il
9 di marzo con riportando il decreto dell'8, la presenza del Consiglio dei Ministri emana e rafforza le recenti misure, circa un mese prima, di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Ricordiamo come il 20 di febbraio la dottoressa Malara a Codogno, combattendo veramente con un sistema ottuso sanitario, ospedaliero, dottoressa Malara è pronto soccorso e rianimazione, leggo le sue parole, fu necessario chiedere una speciale autorizzazione all'azienda che gli aveva chiesto la responsabilità della richiesta per il tampone. I protocolli italiani non lo giustificavano. Era la diagnosi del primo caso di Covid in Italia e in Europa. 20 febbraio. Ricordiamoci come 3 giorni dopo, il 23, a Vo' Euganeo c'erano i camion militari che presidiavano le strade, percorse solo da ambulanze. Chiaro è che l'ordine dei medici, 2 giorni dopo, viene l'ordine provinciale, vengono informati dalla FNUNCEO, la Federazione Nazionale, dando ufficialmente inizio all'era Covid. Nessuno, nei singoli medici, né tantomeno nelle istituzioni, era preparato ad affrontare uno scenario di vera guerra. Gli ordini di Novara, siamo subito stati subissati da chiamate di colleghi che chiedevano come comportarsi, in modo superandi, cosa mettere in atto per la propria sicurezza e la sicurezza dei propri pazienti. Buona parte di queste richieste pervenivano e dai medici del territorio e dagli odontoiatri. I medici ospedalieri erano più protetti dal sistema ospedale, sistema concretamente organizzato e che, come ci ha già ben evidenziato il professor Avanzi, ha messo in atto procedure straordinarie di eccezionale portata per poter contenere la prima ondata. L'Ordine dei Medici di Novara, con un'azione di recupero materiale incredibile, basato sulla solidarietà, sulla donazione anche di privati, è riuscito nel giro di meno di un mese a distribuire ai medici di famiglia e agli odontoiatri una quantità di dispositivi di protezione individuale qui esposta. Materiale che è andato consumato, è vero, in brevissimo tempo. Abbiamo poi provveduto a rifornire continuativamente i colleghi. Peraltro, e questo incominciano le note più dolenti e più tristi, già nello stesso mese di marzo incominciavano a essere resi noti i primi decessi di colleghi, decessi in servizio. Siamo arrivati a 376, l'ultima stima del settembre di quest'anno della FNUNCEO. Mi corre un dovuto ricordo al dottor Roberto Stella, deceduto l'11 marzo, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, uomo e collega esemplare, non solo per il suo territorio, ma di medico di famiglia di Varese, responsabile della FNUNCEO nazionale per la strategia sui giovani colleghi, presidente nazionale dello SNAMI, ma soprattutto un carissimo amico. La sua esperienza ha segnato non poco anche la mia esperienza di malato. Io il 16 di marzo entravo in ospedale anch'io. Il Covid ci ha svelato tantissimi aspetti. Primo fra tutti che i medici, diversamente impiegati in ogni frangia del territorio delle istituzioni, sono stati e sono una risorsa unica ed utile. In pochissimo tempo, con quello che avevano a disposizione, spesso la loro competenza e le loro mani, con immensa professionalità e immane dedizione, sono stati in grado di porre in atto